Allora, caffettino, rigorosamente lavazza. Questa è la nostra nuova macchinetta perché l'altra si è rotta. Devo scegliere il dolcificante. Sto trovando, veramente qui ho tutti i dolcificanti del mondo perché gli Adalot che ho usato per parecchio tempo, adesso mi ha un po' stufato. Quindi questo liquido lo sto utilizzando tanto per lo yogurt. Invece ho comprato questo all'Eurospin e ho preso anche questo che ho letto su Instagram che è uguale alla stevia, quella che vendono al supermercato. Cioè no, scusatemi, non mi ricordo come si chiamava quella marca. Vado a verificare e poi ve lo faccio sapere. Comunque è uguale a una marca che fa il dolcificante alla stevia, che però costa molto 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 di più, quindi l'ho voluto provare. Questo l'ho pagato una stupidaggine, tipo 99 centesimi, e anche questo è venuto poco. Prima di comprare questo ho utilizzato solo una confezione del dolcificante, sempre dell'Inz, che mi ero trovata benissimo, veramente buono, ha un ottimo sapore. Adesso sto ancora in fase decisione, non ho ancora capito se questo mi piace. Quindi oggi proviamo la stevia. Ragazzi, lo so che i dolcificanti fanno male, però io non posso mangiare lo zucchero, quindi l'unica soluzione è questa. Perché praticamente del dolcificante la cosa che fa male è questa qui. Vediamo se metto a fuoco. Sono iedulodoranti. Ecco, questi qui sono presenti tutti i dolcificanti che non contengono zucchero ed è quella la sostanza che fa male del dolcificante. Quindi alla fine è difficile trovare un dolcificante veramente naturale, perché anche questo che contiene pochi ingredienti, contiene la stevia, come primo ingrediente a lui, quindi non è un dolcificante naturale, ci stiamo prendendo in giro. Quindi alla fine tra zucchero, dolcificanti non naturali, preferisco levare lo zucchero e prendere questi dolcificanti, perché devo dire che da quando ho levato lo zucchero ho riscontrato dei benefici. Quindi sinceramente è un anno che sono senza zucchero e sto veramente bene. Allora, la marca del dolcificante che mi veniva era Vitruvia, quindi hanno gli stessi ingredienti. L'ho letto su Instagram, una ragazza ha pubblicato la foto e niente, adesso lo proverò e vi farò sapere un po' come mi trovo a livello di sapore. Adesso facciamo colazione. Per colazione ho due fette biscottate con la marmellata di mirtilli. Questa marmellata di mirtilli l'ho presa all'Eurospin, è la prima volta che la provo. Ne ho sentito parlare molto bene, non contiene zuccheri. Devo dire che è buona. Per il mio palato è leggermente, leggermente troppo dolce, anche se non contiene zuccheri. Forse ha troppo succo di mela, è troppo dolce, preferisco più una marmellata meno dolce. Però devo dire che gli ingredienti sono buoni, più è bio e questa costa veramente pochissimo per essere di mirtilli, perché la marmellata di mirtilli è una di quelle marmellate che non so per quale motivo, ma di altre marche vi costa un botto. E poi abbiamo il latte, come vedete il latte è pochissimo, in realtà non è pochissimo perché sono 125 ml di latte. Ho iniziato a misurare il latte la mattina perché io riempivo tutta la tazza e mi sono resa conto che alla fine tutta la tazza è veramente tanto a livello di calorie. Quindi prendo 125, anche 100 ml di latte e basta. Non ne abuso più come una volta. Prima, cioè, avevo tazze anche più grandi, io le riempivo, bevo, bevevo, ma alla fine sono calorie che andiamo a introdurre. Le fette biscottate sono integrali e anche queste provengono dall'Eurospin. Vi volevo dire questa cosa: sono queste qua e volevo fare un video, anche se ho tempo, per dirvi tutte le scoperte che ho fatto in questo discount che io prima non frequentavo, ma ultimamente sto frequentando. Se voi andate su internet e scrivete il nome di questo stabilimento, cioè la via, che è questa qui, ok, praticamente
vi esce fuori da Google che queste fette biscottate sono state prodotte dalla Calbusera, cioè quindi in questa sede c'è la Calbusera. E, io ho scoperto molti prodotti alla Eurospin che sono prodotti da grandi aziende italiane, e quindi tante cose le sto prendendo lì. Non dico tutto perché ad esempio ci sono delle cose che non compro, però alcuni prodotti mi sto trovando bene. Queste sono integrali, sono veramente buone, poi mi piacciono perché sono belle fine, non sono belle doppie, non mi piacciono. Vi faccio vedere nel frattempo, visto che ci siamo, la colazione del mio amore. Una colazione molto leggera, come vedete, con questa treccia che contiene anche olio di palma, ma lui la vuole assolutamente. Io sono contro l'olio di palma. Ah, le fette biscottate, queste non contengono olio di palma. Molti prodotti della Gospin, non tutti, sono senza olio di palma, quindi però visto che i biscotti che gli ho preso senza olio di palma, queste gliele ho concessa. A lui gli piace veramente tanto e devo dire che non è malvagia, però non è salutare. Niente ragazze, faccio colazione. Comunque mi sono scordata di dirvi che questo video è un video in cui vi faccio vedere che cosa mangio in un giorno, ecco. Praticamente il video è quasi finito, io mi ricordo di dirvelo, vabbè, comunque l'avreste capito dal titolo. E niente ragazze, ci vediamo dopo con il pranzo. E voilà ragazze, il pranzo. Allora, due uova strapazzate con delle melanzane che ho preparato ieri. Io quando cucino le verdure ne faccio sempre tante perché comunque ce le ho già pronte per il giorno dopo, mangio tantissima verdura e quindi io ieri ho fatto una padella piena di verdure che penso che mangerò anche stasera. E niente, buon appetito! Ciao ragazze, allora non fate caso al mio aspetto perché sono praticamente distruccata, rovinata praticamente. E, ho fatto la merenda al lavoro, però non potevo registrare naturalmente perché ero in azienda quindi non potevo registrare. Ho mangiato uno yogurt bianco con l'1% di grassi della vediamo se mi ricordo la marca, della Vipiteno, che sono buonissimi, sono super cremosi, io li adoro, mi piacciono veramente tanto. E stavo vedendo già i video che ho registrato oggi, perché stasera vorrei montare subito il video in modo che così lo carichiamo, vediamo un po' se riesco a caricarlo. E rivedendo il video ho visto che praticamente dico che le fette biscottate sono della Calbusera, invece sono della Colussi, mi sono sbagliata. Comunque sono della Colussi. E niente, e adesso preparo la cena e vi faccio vedere un po' che cosa mangio. Un bacione. Allora ragazzi, sto ripassando le melanzane che ho cucinato in padella industriale, però stasera le facciamo fuori, quindi basta melanzane, non le vogliamo mangiare più. E adesso niente, le ripasso, così poi le metto nel piatto e vado in cottura con il pollo, perché io avrò il pollo alla piastra, eccolo qui, e Max avrà invece la fettina di pollo panata. Io sto cercando di mangiare un po' più sano da un anno e mezzo a questa parte, quindi evito tutte le cotture un po' così elaborate, ecco. E niente, vado a terminare la cottura del pollo e ci vediamo dopo. Ed ecco la mia cena bella fumante, petto di pollo con pepe, perché io adoro il pepe, olio e le solite melanzane. Vi faccio vedere la cena di Max, fettina panata, tutta croccante con melanzane. Niente ragazzi, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!